Agrivoluzione, candidati a confronto sul tema dell'agricoltura. Durante l'incontro sono state evidenziate le criticità del settore e le relative proposte concrete per risollevare il comparto agricolo dalla crisi dilagante. Elezioni, continua la sfilata dei big nazionali. Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo e coordinatore nazionale dell'Italia dei Valori, a Campobasso per appoggiare la lista Rivoluzione Civile che sostiene il candidato Paolo Frattura. Elezioni, ultimi giorni di fuoco, si intensificano gli appuntamenti elettorali e le inaugurazioni. A Campobasso per la presentazione dei candidati della lista Grande Sud, Angelo Todaro, coordinatore regionale nel Lazio, a sostegno di Michele Iorio. A Pozzilli, convention del candidato Vincenzo Cotugno. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Un incontro, quello tenutosi questa mattina tra gli agricoltori e i candidati alla presidenza della Regione Molise. Un modo attraverso il quale l'associazione Agrivoluzione ha evidenziato le criticità vissute dalle imprese agricole molisane al fine di trovare risposte concrete. Vediamo. Il Molise è una regione incontaminata che vanta varietà e ricchezza di prodotti tipici tradizionali, grazie ad un legame forte e indissolubile con la terra. Ma è proprio l'agricoltura, il settore economico, che sta risentendo più degli altri della crisi economica. Per far fronte all'inesorabile declino del settore agricolo, gli agricoltori del Molise hanno chiesto un confronto diretto con i candidati alla presidenza della Regione Molise, organizzato dall'associazione Agrivoluzione. Domenico Zeoli, presidente dell'associazione, ha precisato le ragioni dell'iniziativa. Si tratta soltanto di portare la voce nostra alle istituzioni, quindi oggi incontreremo i sei candidati presidenti per dire un po' la nostra, per dire come stanno i fatti veramente, perché purtroppo l'agricoltura viene presa un po' come un gioco, come qualcosa di hobbistico, invece l'agricoltura è una cosa molto seria, l'agricoltura è economia prima di tutto e poi tutto quello che consegue, ambiente, produzione di prodotti sani e buoni che noi nel Molise abbiamo, che però purtroppo non riescono a decollare per una serie di, per una crisi molto forte che attanaglia negli ultimi anni l'agricoltura molisana e non solo. Gremita la sala convegni dell'Hotel Rinascimento, numerosi partecipanti all'incontro, moderato dall'editore di Molise TV, Federico Mandato, che ha sottolineato la necessità di dar voce ai veri protagonisti della giornata, gli agricoltori. Presenti all'iniziativa i candidati alla presidenza della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, Massimo Romano e Michele Intrevado, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Le aziende agricole molisane non riescono a far quadrare i propri bilanci, gli agricoltori non si sentono più tutelati dalle istituzioni. Le aziende agricole purtroppo sono tutte indebitate, questo bisogna dirlo a chiare lettere, sia la parte politica non si è interessata, sia la parte sindacale, la rappresentanza non si è interessata, quindi è rimasta tutto sulla carta e le aziende stanno andando all'asta, questo è il problema grosso che c'è, è inutile nascondersi. Rilanciare l'agricoltura molisana è l'imperativo emerso dall'incontro e ciò sarà possibile soltanto attraverso alcuni interventi immediati, secondo il presidente di Agrivoluzione, sdebitando le aziende agricole e favorendo un più semplice accesso al credito, promuovendo un modello di filiera corta, efficace e semplice, migliorando le infrastrutture rurali, molto spesso abbandonate a se stesse, sostenendo e incentivando l'utilizzo di energie rinnovabili. Misure integrate che possono favorire anche uno sviluppo del settore turistico, a vantaggio di tutto il territorio. Quando parliamo di turismo non parliamo di agriturismo in sé. Ovviamente è importante l'agriturismo che è collegato direttamente all'azienda, è importante perché noi disegniamo il territorio, cioè le belle colline molisane ricche di oliveti, di vigneti ma anche di cereali e tutto, sono il primo biglietto da visita che presentiamo. Adesso cominciamo a presentare dei terreni brulli, franosi e scomposti nel loro essere, quindi se l'uomo sta nel territorio e non vogliamo essere più chiamati custodi del territorio perché vogliamo essere custodi attivi e produttivi. Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, nonché coordinatore nazionale d'Italia dei Valori, è stato in Molise ad appoggiare la lista Rivoluzione Civile che fa capo ad Antonio Ingroia. Sentiamo Vania Cristinziano.
Per dare risposta ai bisogni e ai meriti di un paese oppresso da logiche di casta e di appartenenza, dobbiamo proporre programmi e coalizioni in autentica alternativa al berlusconismo prima e al montismo poi. Con queste parole ha iniziato il suo discorso a Campobasso Leo Luca Orlando, una delle voci più importanti nello scenario della politica italiana a difesa dei più deboli, come ha detto Pierpaolo Nagni, candidato per Italia dei Valori alla Camera dei Deputati. Se a livello nazionale la lista Ingroia, ha continuato Nagni, rappresenta il peso specifico per far governare l'area progressista, a livello regionale la lista che appoggia il candidato Paolo Di Laura Frattura può rappresentare una valida alternativa ai troppi anni di iorismo. E a livello nazionale, Rivoluzione Civile serve a portare dentro le aule parlamentari le battaglie che da 20 anni milioni di italiani hanno fatto contro il berlusconismo e contro il montismo. Serve a portare in Parlamento una forza politica che dice sì all'Europa, ma dice no agli intrallazzi degli speculatori finanziari e dice no ovviamente alle banche che con il sostegno del governo Monti praticano l'usura, dice sì evidentemente alla scuola pubblica e dice no ai tagli, al precariato, perché vuole affermare la scuola pubblica che è il più potente ascensore sociale. Come potrà fare il figlio di una famiglia non abbiente, di una famiglia povera, a poter crescere socialmente se gli togliamo la possibilità di accedere all'istruzione? E così dice sì, Rivoluzione Civile, dice sì alla legalità, dicendo no ovviamente alle impunità e no ai tagli alle forze dell'ordine. Dice sì all'impresa, dicendo no al pizzo imposto dalle mafie e no alle tangenti imposte dalle caste. Ecco, io credo che scegliete voi. Diciamo sì o diciamo no? Noi diciamo sì alle cose che servono e no alle cose che danneggiano il nostro paese, le nostre famiglie, i nostri giovani. Il Partito Democratico ha approvato tutte le scelte del partito di Monti e Orlando a tal proposito ha ammesso: e la nostra presenza in Parlamento diventa fastidiosa, sarà fastidiosa perché noi saremo in qualche modo lo stimolo, il grillo parlante. Chi ricorda al Partito Democratico che alleandosi con Monti, con i banchieri che hanno rovinato l'Italia, va sulla strada sbagliata. Noi... Il Molise di cosa ha bisogno? Credo che il Molise ha bisogno di un governo stabile, di un governo che sia un punto di sintesi, come certamente la proposta di Paolo Frattura, tra società civile e buona politica, che liberi questa regione dal regime feudale di Iorio e che dia a questa regione lo sviluppo che merita, che avrebbe già meritato quando si è votato pochi anni fa, che purtroppo, come voi sapete, ha visto la illegittima elezione di Iorio, ma adesso si torna a votare in democrazia. Il bello è che gli errori si riparano votando in maniera utile al futuro di questa regione. Il candidato presidente Camillo Colella presenterà lunedì pomeriggio al 18 febbraio la squadra che lo sostiene alle prossime consultazioni regionali. L'appuntamento è alle ore 16 presso l'hotel La Tequila di Isernia. È stata presentata questa mattina a Campobasso la lista Grande Sud che sostiene la candidatura del governatore uscente Michele Iorio. Vediamo. Grande Sud, che sostiene la candidatura a governatore di Michele Iorio, ha presentato a Campobasso i candidati delle liste sulle due circoscrizioni. Presente anche il coordinatore regionale del Lazio, Angelo Todaro. Grande Sud oggi nel Molise rappresenta una realtà, siamo alla nostra esperienza elettorale in questa regione che noi riteniamo essere una regione annessa al centro Italia e quindi partecipante al progetto delle regioni del Sud. Abbiamo scelto l'apparentamento PDL e Michele Iorio perché riteniamo che è un uomo che possa continuare a governare, a dare del suo, perché le sue precedenti esperienze governative hanno dato tanto al Molise e continueranno a dare tanto. Il Grande Sud perché noi stiamo ricominciando dal basso, come Garibaldi sbarcò a Calatafimi per riunire l'Italia e si incontrò a Teano, anche Grande Sud inizia dal basso per ricostruire un'Italia forte, quindi un grande Molise con un Grande Sud.
Nel corso della conferenza stampa, il candidato alla presidenza della Regione Molise, Michele Iorio, ha ringraziato in particolar modo Antonio Chieffo e Antonio Daimo per la coerenza e per l'opera di mediazione svolta all'interno della maggioranza nei momenti di maggiore difficoltà. E sui punti programmatici dell'azione politica che intenderebbero svolgere, Daimo si è espresso così. Adesso bisogna riproporre programmi con i quali riteniamo di poter riconfermare il risultato di un anno e mezzo fa. È una sfida, è una situazione difficile quella che stiamo attraversando. Il presidente Iorio, ricordo che ha dei ruoli importanti a livello nazionale e internazionale, vicepresidente della conferenza Stato-Regioni, presidente dell'Euro-Regioni Adriatiche. Ritengo che sia un aspetto fondamentale, visto che poi non sono incarichi di partito, ma sono riconoscimenti alla persona, alle capacità e quindi un vantaggio per la Regione Molise in questa fase difficile. Ha lanciato le sue proposte sull'ambiente e il lavoro il candidato di Rialzati Molise per la circoscrizione di Isernia, Vincenzo Cotugno, che sostiene la candidatura alla presidenza della Regione Molise di Paolo Di Laura Frattora. Per ripartire bisogna cambiare strada, occorrerà coraggio e consapevolezza di potercela fare. Con queste parole Cotugno si è rivolto ai cittadini della provincia di Isernia. Durante l'incontro, al quale era presente anche l'aspirante governatore Paolo Frattora, Cotugno si è confrontato con gli elettori illustrando i punti del suo programma elettorale, dal rilancio dell'economia locale al problema dello spopolamento, fino all'importanza di privilegiare il finanziamento di piccole e piccolissime imprese, il nerbo della nostra economia, evitando di mobilizzare o peggio ancora di sperperare centinaia di milioni di euro in una o due grandi aziende, realtà che peraltro non riescono neppure a garantire adeguati livelli occupazionali. I piani di sviluppo che il Popolo della Libertà ha in mente per rilanciare la Regione Molise li ha illustrati a Termoli il candidato consigliere regionale Alberto Montano durante l'apertura della propria sede elettorale. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Alberto Montano, presidente del Consiglio Comunale di Termoli, candidato consigliere alla Regione con il Popolo della Libertà. Prima di tutto un impegno rinnovato rispetto, insomma, a quello che è già il lavoro dell'amministrazione comunale e quello che è stato l'impegno del vostro candidato e presidente uscente Michele Iorio. Partiamo dai piani di sviluppo che avete in mente per rilanciare la Regione Molise. Io penso che la Regione Molise sia una piccola regione, ma che ha una grande opportunità, quella di poter centrare il proprio sviluppo anche partendo da un'area come quella di Termoli, ma facendo in modo che questo sviluppo possa irradiarsi sul piano economico, sul piano dei raccordi, sul piano dell'occupazione, anche e soprattutto per le aree interne e per tutta la regione. C'è la necessità di puntare sicuramente fortemente sulla riqualificazione, sul recupero anche progettuale del consorzio industriale di Termoli, che appare un ente oramai fine a se stesso, senza una strategia di sviluppo, senza un disegno organico che possa realizzare quello che era l'obiettivo, cioè lo sviluppo di quest'area. Si tratta di intervenire anche sull'area portuale di Termoli, la possibilità di riprendere il raccordo e i contatti con i Balcani e quindi con l'area adriatica attraverso una rinnovata spinta a ricostruire il trasporto sia commerciale che passeggeri con l'area che è nostra dirimpettaia e che necessita attraverso l'Euroregione Adriatica di essere in qualche modo raccordata con il Molise. Penso che abbiamo molti interventi da fare, in particolare anche sulla sanità. Abbiamo un piano sanitario che non può essere accettato, su cui bisogna intervenire con fermezza e decisione e determinazione, perché sviluppare la sanità sul territorio e contemporaneamente mantenere un'eccellenza nei nostri ospedali è un obiettivo assolutamente prioritario. Sul piano, insomma, delle elezioni, di questa campagna elettorale, lei per primo ha fatto leva anche su quelli che possono essere conflitti di interesse del candidato presidente del centro-sinistra Paolo
di Laura Frature e dopo di lei anche altri esponenti del Popolo della Libertà. Ma io ho voluto cogliere questa contraddizione, cioè tra una sinistra che si presenta giustizialista e moralista e poi in realtà costituisce un gruppo di interessi fortissimo, violento, che rischia di destabilizzare un'intera regione. Ho detto, mi sembra molto di più un consiglio di amministrazione che un'area politica. Ci sono tutti i forti interessi privati che si sono coagulati intorno e con Frattura e per Frattura, il che significa che la gente molisana deve avere il coraggio di reagire a questa azione mistificatoria che si sta portando avanti, perché altrimenti rischiamo davvero di privilegiare l'interesse di pochi rispetto all'interesse di tutti e di tutti i molisani. Presentata a Campobasso presso la sede del comitato elettorale del candidato presidente della regione Massimo Romano, la lista Democratici per il Molise, che sostiene lo stesso avvocato Boianese. Una compagine tutta di sinistra, ispirata dall'ex consigliere regionale e sindaco di Rocca Vivara Domenico Di Lisa, che vede tra gli altri anche l'ex sindaco di Casa Calenda Paolo Miozza e numerosi altri candidati politicamente impegnati. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, i candidati hanno espresso i tratti principali della politica che intenderebbero svolgere all'interno dell'istituzione regionale, dalla revisione della legge sul volontariato al reddito di cittadinanza presente e attuato, è stato detto, in molte nazioni d'Europa. Ulteriore materia degli interventi svolti, l'abolizione di tutte le spese di rappresentanza, una riforma della sanità e del lavoro che vadano sempre più in direzione del pubblico e una totale revisione del concetto e dell'attuazione del welfare. La terra ha tremato alle 22:16 di ieri sera in provincia di Frosinone. Il sisma di magnitudo 4.8 è stato avvertito a Campobasso e soprattutto a Isernia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, ma fortunatamente non ci sono stati gravi danni né feriti derivanti dal sisma, il cui epicentro è Sora. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network. La scossa è stata avvertita distintamente soprattutto nei comuni dell'Alto Molise, che confinano con il Lazio, come Colli al Volturno e Castel San Vincenzo. E passiamo alla cronaca. I carabinieri di Isernia hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso. L'uomo, già in regime di libertà vigilata, è stato associato alle carceri di Sulmona, dove sconterà la pena di 2 anni in casa lavoro. A Venafro, invece, i militari della stazione di Sesto Campano, assieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Venafro, hanno intercettato un'auto. All'alto imposto, la vettura di accelerare per sfuggire ai carabinieri. Ne è nato un inseguimento che si è concluso nelle campagne a ridosso del Volturno. I suoi occupanti si sono dileguati nella notte. Nel vano portabagagli dell'autoveicolo i militari hanno rinvenuto 2 quintali di chiavi in rame rubati in precedenza. E sempre a Venafro i carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria un 51enne per aver molestato e minacciato l'ex moglie, ponendo in essere una vera e propria condotta persecutoria. Qualche giorno fa abbiamo mandato in onda lo sfogo di una signora di Cerro al Volturno che da un anno circa chiede la rimozione di un pagliaio ritenuto dannoso per la salute. Ebbene, a breve verrà demolito e ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco del paese. Vediamo. Le richieste della signora Lucia Castaldi sono state ascoltate. A breve, infatti, quel pagliaio abbandonato e adiacente alla sua abitazione, pericolante e ritenuto dagli stessi abitanti della contrada Petrara, a pochi passi dal centro abitato di Cerro a Volturno, dannoso per la salute, verrà finalmente demolito. Le rassicurazioni arrivano direttamente dal sindaco di Cerro, Vincenzo Iannarelli, attento alla salute dei suoi compaesani e alla tutela dell'ambiente. Confermo che la signora Lucia effettivamente ha ragione, ma da parte dell'amministrazione comunale diciamo che il problema non l'abbiamo dimenticato. Il problema sta tutti i giorni sul mio tavolo, sul tavolo dell'assessore e sul tavolo del responsabile tecnico del comune di Cerro Volturno. Chiedo alla signora Lucia di aspettare ancora qualche giorno, perché sicuramente le sarà data una risposta chiara, concreta, e io sicuramente mi darò da fare per sistemare la questione
o con l'abbattimento, l'eliminazione del pagliaio, oppure con la messa in sicurezza del pagliaio. Volge così a termine l'annoso problema sollevato dalla signora Lucia, costretta soprattutto nel periodo estivo a tenere la porta di casa chiusa per scongiurare l'ingresso di ratti portatori di malattie. Ma non è tutto, perché il sindaco di Cerro provvederà anche alla copertura di questo piccolo torrente che scorre a pochi metri dalle abitazioni di Contrada Petrara e dal quale sale un odore nauseabondo. La signora Lucia deve sapere che in questo momento c'è una crisi totale, avere un euro di finanziamento è molto difficile. Nel mio programma elettorale c'è la copertura di quel canale, di quel fosso, per abbellire la frazione Petrara e per allargare la strada comunale. Sicuramente alla signora Lucia sarà data una risposta in tempo breve anche per la copertura del pagliaio, del canale. I due invalidi civili di Guglionesi, assieme al legale rappresentante di una società agricola di Petacciato e un impiegato della stessa ditta, sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Campobasso. L'ipotesi di reato è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'indagine, i denunciati avrebbero avviato la procedura di regolarizzazione di due stranieri clandestini, indicandoli come badanti, ma in realtà pare svolgessero il lavoro di agricoltori, dietro pagamento di una somma in denaro trattenuta sulle retribuzioni mensili erogate agli stessi. Nuova maglia nera per il Molise. Secondo i dati forniti dal censimento permanente e monitoraggio dei costi delle auto pubbliche, realizzato da Formez PA e commissionato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, nonostante i tagli sarebbero ancora troppe le auto blu in dotazione agli enti pubblici molisani. Al 31 dicembre dello scorso anno risulterebbero essere 99 le auto blu in regione su un totale di 392 mezzi. Peggio del Molise soltanto Sicilia, Basilicata e Calabria. Questa era l'ultima notizia, adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Il meteo è offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per lunedì 18 febbraio 2013. Correnti umide dai quadranti nord-occidentali rinnovano una giornata all'insegna della variabilità con nuvolosità ed acquazzoni sparsi, specie nel pomeriggio. Fiocchi di neve a partire dai 700-900 metri. Temperature stazionarie, venti moderati nord-occidentali con mari fino a mossi. Vediamo le temperature. Campobasso minima meno 1, massima 3 gradi. Isernia minima 0, massima 7 gradi. Termoli minima 7, massima 9 gradi. Il meteo è stato offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215.